Vi saluto con un'ultima lettura, ovviamente rimango a disposizione, mi godo anche un po' la mostra, soprattutto le bottiglie di spumante, mi godo e la vostra compagnia, con una mia poesia che è appena stata pubblicata in un'antologia da una casa editrice di Milano, La Vita Felice, che è questa antologia di poeti tutti uomini, sono stati selezionati appositamente su questo tema, infatti la raccolta si chiama Dalla stessa parte, Uomini contro la violenza sulle donne, a cura di Salvatore Contessini e Salvatore Spina. Non ci interessa. Proprio per quella questione che dicevo prima, no? Del punto di vista di porsi nei panni della vittima, perché fare il carnefice viene tanto facile, ma poi quando si ribaltano i ruoli, come dire, le scarpe si sformano, i tacchi si spaccano. Allora, questa poesia, il cui titolo è Dalla parte di Eva, la scrissi molto, beh, molto, non esageriamo, però almeno 3-4 anni fa, tutti, comunque, un'altra epoca storica, pre-Covid, quindi è passata un'era geologica, diciamo così, per una mia ex che poi, dopo che venne, come dire, a salutarsi il nostro rapporto, lei ebbe una relazione piuttosto turbolenta con un uomo che definirei almeno psicologicamente violento. Perché poi va detto una cosa importante, che la violenza fisica, certo, è l'estremo, ma c'è una violenza psicologica che è quotidiana. E non succede. Il famoso, scusa, il famoso amore tossico. Chiamiamolo amore tossico. E non succede solo perché uno dice, queste cose succedono nei paesi del terzo mondo, nel Medio Oriente, nella regione musulmana. No, no, succede nella Santissima Italia, succede qui, alla porta accanto. Nella quotidianità, nella nostra quotidianità. Cioè alle nostre, può succedere alle nostre madri, alle nostre sorelle, alle nostre amiche. In questo caso succedeva a una mia ex, una persona comunque verso cui ho ancora un sentimento di affetto, è mutato, è maturato, normale che sia. Ora non faccio nomi, non è elegante, però diciamo non era bello scoprire dopo di questa persona che andava sotto casa sua, in preda a gelosie basate sul nulla, da bravo maschio alfa, e che gli urlava alla finestra cose sgradevoli, diciamo così. E allora, ragionando col cuore, che è la parte migliore che abbiamo per ragionare, piuttosto che il cervello, ho scritto questa poesia che si chiama Dalla parte di Eva. Eva come archetipo si spiega da sé, ovviamente. Brucia la strega, brucia ogni volta che ti dai il latte. Brucia ogni volta che la tocchi, che la infrangi, che la calpesti, che la raccogli e ti scivola distratto, rincorrendo una farfalla di altri colori alata al tratto che traballa tra le dita di marmellata. Dalla parte di Eva, dalla parte di chi paga, dalla parte di chi prega, e non ha tempo per poterlo fare tra le mani giunte, tra la fede che le rega, dalla parte della strega, lavorare e proteggere. Uomini, bambini, figli, siamo tutti figli da svezzare, figli da perdonare. Destino naturale, Eva, prima madre, parafulmine di tutte le colpe umane. Ricordo ancestrale, unico amore ed eterno, faticoso, amare. Eva la strega, Eva la vita, Eva, unica amica. Bravo.